Il padel è uno degli sport che in questo periodo ha conosciuto un momento di grandissimo splendore, ma gli inquirenti si sono messi in moto per capire se i centri sportivi stessero operando in questo momento in modo corretto. Tutto è partito infatti da un classico controllo per verificare se l'attività sportiva fosse consentita, ma si è arrivati ad un'altra scoperta, forse in attesa, nell'aria vi erano opere abusive. Il fatto è avvenuto all'Equile, dove nel corso della giornata di mercoledì gli agenti della polizia locale, dopo una segnalazione, si sono recati in un capannone nella zona industriale, nel quartiere sud della provincia di Lecce, per verificare se fossero in corso attività sportive non consentite dall'attuale normativa per quanto riguarda le zone rosse. La polizia locale sta acquisendo infatti i dati relativi agli atleti che in quel momento stavano disputando un incontro all'interno del capannone, ma allo stesso tempo si è attivato anche un procedimento di verifica di tipo edilizio. Ebbene, nel corso della giornata di giovedì la polizia locale è tornata sul posto con il personale dell'ufficio tecnico del comune, insieme con i proprietari e i gestori immobili, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo e sarebbe emersa la presenza di opere abusive, ovvero in difformità rispetto al permesso di costruire e alla destinazione d'uso del capannone. Sentito il pubblico ministero di turno, si è proceduto così al sequestro preventivo dell'area destinata all'attività sportiva e alla denuncia degli imprenditori a cui fa riferimento la struttura.